Biografie, itinerari, migrazioni, biografie, itinerari, migration, scambi industriali italo-lussemburghesi nelle attività minerarie e siderurgiche in Piemonte e Val d'Aosta tra il XIX e XX secolo. È il titolo del volume curato da Maria Luisa Caldonietto e Bianca Gera, edito dal Centro Studi Piemontesi, presentato a Palazzo Lascaris. L'opera volume raccoglie i contributi presentati nella giornata di studi tenuta a Luxembourgville nel dicembre 2011 nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La storia del Lussemburgo e dell'Italia raccontata in un libro, una parte di storia. Sì, esatto, è una parte di storia perché la storia, diciamo, normale d'Italia e del Lussemburgo è la direzione inversa dell'Italia a Lussemburgo. Nel libro si è parlato di una immigrazione industriale, professionale, dal Lussemburgo a Italia, al nord d'Italia, al Piemonte. Da sempre le miniere hanno scritto la storia dell'emigrazione. Effettivamente da sempre le miniere hanno scritto la storia dell'emigrazione, l'emigrazione italiana, ma non solo, l'emigrazione dall'Italia ma anche da altri paesi europei. Il libro che abbiamo presentato vuole tematizzare proprio questo aspetto. La storia di due paesi che si incontrano, il Lussemburgo e l'Italia, sul filo di queste migrazioni legate alle miniere.